Io ho sempre detto che i soldi non fanno risultati. Risultati la fa organizzazione, la squadra e la voglia della squadra di lottare ogni domenica. È normale che questa squadra, che già a Natale aveva poche possibilità, non è riuscita mai a convincersi che si può lottare ancora per qualcosa. Fa piacere, è sempre meglio che si parla bene di me, anche se non tutti, però mi fa piacere, penso che mi riconosce qualche cosa di buono che ho fatto. In realtà le capita sempre, lei è molto umile, non lo ammette, però è così. No, sempre no, perché ho sentito pure qualche cosa negativa, ma fa parte del calcio. Nel Rado, però. calcio. Nel calcio quando vinci sei più bravo, quando perdi sei più scarso e quindi cambia da domenica in domenica. Io purtroppo per ora sono più scarso. Vabbè, sono contento di quello che ho fatto e spero che farò ancora qualcosa di positivo, cominciando la prossima. C'è qualcuno che dice questo, c'è qualcuno che dice che sono 10 anni davanti agli altri, quindi sono gli altri che si devono evolvere. Ma non è detto, dai, di no, a me a 20 anni mi proveranno che sono l'unico che giocava 4-3-3, oggi la maggior parte di calcio mondiale si gioca con 4-3-3. Quindi li Ci considererete sono arrivati più tardi, ma ci sono arrivati. E ripeto, più di 25 ne ho fatti giocare, non è che ne ho ancora tanti, io penso che l'unico che non ha giocato con me Cubas, basta. Mi siamo lì, poi infortuni, Bruno è fuori perché c'ha problemi ai bicipiti, Crescenzi è fuori perché c'ha quadricipiti, Castanos ha smesso e torna domani a Torino. Anche se lui tutto l'anno o tutto questo periodo ha combattuto con un problema, con un infortunio che si è fatto l'ultima partita con la Juventus nella primavera. Come dovrebbe fare europei con Grecia, Under 21, Torino vede se riesce a aggiustarlo. Io spero che non ci finisce come Mandragora. Senta, perché non gioca Cubas? Così, sono domande che ci rivolgo. Perché ritengo gli altri superiori. Ma secondo lei, cioè, il giudizio che ha di questo ragazzo, siccome era arrivato insomma, con tante credenziali sulla carta, non lo conoscevamo Non lo conoscete, in vero? realtà. Se ne parlava molto Non lo bene. conosciamo ancora oggi. Ah. Quello che ho detto. Cioè, ma è immaturo, è ancora un ragazzo Attualmente non ce la fa a giocare in questa categoria. Attualmente non ce la fa a giocare in questa categoria. Vabbè che non è solo, però qualcuno è superiore a lui.